Ricordiamo anche che dall'inizio del 2020 ad oggi, con i lavoratori della Betafens, siamo arrivati a circa 500 posti di lavoro persi e siamo solo a metà anno. Quindi ignorare queste 155 fiaccole da parte della politica è un gravissimo errore. Ieri sera la fiaccolata, questa mattina l'incontro con il presidente della giunta regionale Marco Marsilio. I lavoratori della Betafens di Tortoreto non vogliono rassegnarsi alla chiusura dello stabilimento della bonifica del Salinello, destinato a chiudere i battenti entro l'anno, così come annunciato qualche giorno fa dalla proprietà dell'azienda, il fondo di investimento Carlyle. I 155 lavoratori e i sindacati si stanno appellando da giorni a tutto il territorio regionale e alle sue istituzioni affinché si eviti l'ennesima chiusura su un territorio già martoriato da questo punto di vista. Marsilio, a tal proposito, ha ribadito che si tenterà qualsiasi strada per salvare i posti di lavoro con un tavolo di confronto già entro la fine del mese. Ho parlato questa mattina con il ministro Patuanelli, mi ha garantito interessamento pieno del ministero, spero che avvenga il prima possibile, devo parlare ancora con il sottosegretario che segue questi tavoli. È dal 31 luglio che le organizzazioni sindacali insieme alla regione hanno chiesto l'attivazione di questo tavolo, c'è un impegno a convocarlo entro la fine del mese, però è giusto raccogliere la richiesta dei lavoratori di sapere questa, di essere a conoscenza di questa convocazione il prima possibile. Stiamo aspettando che il Ministero dello Sviluppo Economico ci convochi e finalmente dica se sta dalla parte di questi 155 lavoratori o se sta dalla parte della multinazionale che delocalizza in Polonia e specula sulle vite di queste persone. Stiamo aspettando che anche la politica locale davvero dia un segnale e faccia qualcosa affinché si riesca a salvare la vita di questi lavoratori che di questo reddito di fatto vivono e con questo reddito mandano avanti famiglie intere.